Ciao ragazzi, e come promesso, un genio all'inferno. Guardate tutto. Carte regolari, un mazzo di carte che avete anche voi a casa, tranquillamente, Bicycle, Modiano, Dal Negro, io uso queste mi trovo benissimo. Mazzo regolare, carte possono essere mescolate, tranquillamente, può mescolare tutto, non c'è nessun problema. Ok? Tutto regolare, mescolato, eh? Spero che si veda bene, tutto mescolato. Ok? Non che tagliare. Nessun problema, le carte non vengono più toccate, lasciate qui, sempre in vista. Poi si fa chiedere allo spettatore 6 numeri, liberi da 1 a 10, 1 e 10 compresi, e possono essere anche doppi, tipo so, 2, 5, 2, 3, quello che vuole. Allora, Manuela, mi dai il primo numero da 1 a 10? Libero. Ah, prima di questo, però, prima di questo, ragazzi, lo spettatore cosa fa? Importantissimo, taglia e guarda la carta. Guardatela voi, fine. Basta. Una carta libera da un mazzo mescolato, questo è importantissimo. Ora, l'avete vista quella carta? Inizia la sequenza dei numeri casuali. Primo numero? 7. Secondo numero? 2. Terzo numero? 1. 8. Quinto numero? 6. Ultimo numero? 3. Ragazzi, tutto casuale. Ok? Ora si fanno le somme a coppie, 7 più 2, 1 più 8, 6 più 3. Facciamo un divisorio così. Allora, 9, 9, 9. Guardate voi stessi, 9, 9, 9. Sommiamo questi, 3, 9 fanno 27, la somma finale. 27. Spero che sia bene. 27. Tutto dal caso. Da 6 numeri si copiano e si arriva a un numero unico. Tutto dal caso. Bene, se la 27esima è la nostra carta, che voi avete visto, è un miracolo. Andiamo a contare una alla volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alla veloce 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, la 27esima carta è la carta che voi avete visto. Ragazzi, è incredibile, mazzo di carte regolari che avete voi tranquillamente a casa e si possono fare questo piccolo miracolo che è un gioco inspiegabile. Ciao ragazzi, Stefano Nobile.